Immagine inedita, Papa Francesco circondato da indigeni che percorre la navata centrale della Basilica Vaticana, una processione che oltrepassa il portone centrale. Dietro il crocifisso una canoa e una rete multicolore. L'Amazzonia nel cuore della Chiesa, nel fiume della cristianità. Uomini e donne con capi piumati e piedi nudi che accompagnano i padri sinodali nell'aula di confronto e discussione. Avvio simbolico del lavoro che attende l'Assemblea dei Vescovi con un'attenzione all'inculturazione del Vangelo nella regione cruciale per il destino del pianeta. Accostarsi in punta di piedi ai popoli dell'Amazzonia, ha raccomandato il Papa, aprendo la prima congregazione generale del Sinodo, rispettando la loro storia, le loro culture e il loro stile di buon vivere. Non sono piaciuti al Papa alcuni commenti ironici sui copricapi degli indios. Che differenza c'è, ha detto, con i tricorni di alcuni monsignori. Ogni popolo, ha ricordato Francesco, ha una propria identità, una coscienza di sé, una storia, che non devono essere oggetto di colonizzazione ideologica. Non si possono addomesticare né disciplinare i popoli amazzonici, ha ammonito il pontefice, che ha anche dato indicazioni metodologiche. Coraggio, parresia e prudenza con i media. Il sinodo non è una conferenza sociale, ma un cammino guidato dallo Spirito Santo. Non si inventano programmi di sviluppo, si tutelano culture come in un museo, ma si contemplano e si servono i popoli. Chi è arrivato con intenti pragmatici, acchiosato, si converta.